Eccoci qua con i due giornalisti di WeTennis, Laura Guidobaldi e Livio Vidovic. Un onore per me avervi qui. Alla fine di questo weekend cortinese, con questo ATP Challenger che si è concluso appunto circa mezz'oretta fa con una finale magari non bellissima, ma che cosa ci ha lasciato questo weekend oltre l'emozione comunque di una cornice bellissima, di un sfondo bellissimo? Prego Laura. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. È stata un'edizione direi riuscita veramente di questo Challenger di Cortina, come dicevi tu giustamente. Innanzitutto a livello organizzativo veramente c'è stata un'organizzazione perfetta, tutto lo staff del torneo è stato estremamente efficiente, hanno organizzato molte manifestazioni di contorno proprio anche per coinvolgere il pubblico, per coinvolgere anche i bambini all'inizio, sì. E poi anche l'evento molto simpatico con Stefano Melocchero, che ha partecipato al torneo di doppio. Sì. E poi ovviamente la location è meravigliosa, è splendida, con le Dolomiti qui intorno. Quindi direi veramente un'edizione riuscita, penso che tutti siano rimasti veramente soddisfatti e contenti. Volevo chiedervi ragazzi, va bene, la vittoria di Carvalho su Aena non è stata in discussione oggi, in generale in questi giorni mi sembra che lo spagnolo abbia alzato il suo livello, un giocatore giovane, un giocatore emergente, mi viene da dire, gli spagnoli sono talmente tanti. Sì, esatto. Tanto saluto gli ascoltatori e ringrazio Matteo per l'intervista. Hai detto questa frase, giusto per avere un attimo dietro le quinte, in questo momento mentre ne stiamo parlando c'è il runner-up che si sta defaticando, Gran Metzer vicino, no? No, quindi, sta facendo la cyclette, no? Quindi per capire che siamo nella zona in cui passano anche una zona mista, diciamo. Sì, i giocatori, quindi abbiamo appena parlato che bravo è stato, parliamo piano, sì. No, diciamo che è stato lo spagnolo ha detto proprio in conferenza stampa nell'intervento dopo la partita che è stata la sua più bella partita della sua carriera, quindi lui ha fatto probabilmente la vittoria di ieri annullando un match point a Granollers, gli ha fatto fare quel salto a livello di autostima e sicurezza, oggi era ingiocabile essenzialmente. Diciamo che Guerra di ieri ha fatto semifinale e finale di doppio, quindi avendo fatto entrambi ha avuto anche fatica. In questo momento sta passando il vincitore Roberto Carvalho Sveino, e quindi sì, è stata una bellissima edizione, sì, può che la finale sia così, ma insomma abbiamo visto che anche i tentativi suoi di cercare di girare la partita, sì, e l'altro è stato lineare, ha azzeccato tutto il piano tattico della partita. Però ieri ad esempio la semifinale, ha detto il direttore Andrea Montegazza, è stata la più bella partita, sì, di questi 4 anni, sì. No, una partita intensa con esatto 7-7 anche di qualità, quindi un bellissimo torneo dal punto di vista agonistico, e come diceva Laura la cornice è bellissima, l'organizzazione è perfetta, anche noi dato giornalisti, sì, con Roberto Dell'Olivo, sì, responsabile ufficio stampa, e Fabrizio Salvi, sì, sono stati davvero precisi anche per molto. Noi poi Laura Bassi che tornei di alto livello, molto più di me, io faccio i 2,50, insomma c'è stata più vista, credo possiamo dire, qualità del servizio anche per noi giornalisti, che dietro di quinta è spesso faticoso, è stato veramente ineccepibile. Sì, io direi che questo torneo vale assolutamente un 2,50 per i servizi che offre, per l'accoglienza che riserva agli ospiti, ai giocatori, esatto, e anche alla stampa. Esatto. Questi giocatori e voi della stampa è una cosa che considerate ovviamente. Perché sì, certo, ora chiaramente non decidiamo noi, ci mancherebbe, però se dovessimo appunto dare un giudizio, diremmo assolutamente che vale un torneo 250. Loro ci stanno facendo un pensierino. Sì, ci stanno pensando. Anche perché questi tornei Challenger, e qui chiudiamo, sono molto importanti, una rampa di lancio anche per questi ragazzi, sono tornei attraverso i quali si guadagnano dei punti che fanno molto comodo per la classifica dei prossimi tornei, dei prossimi mesi a venire. Certo, infatti per esempio proprio a tal proposito, per esempio ieri Marcel Granollers era molto molto arrabbiato con la sconfitta contro
appunto nel derby spagnolo, perché se avesse vinto sarebbe rientrato nella top 100. Quindi sappiamo che è importante, visto l'imminente US Open, che ci sarà un mesetto. Esatto. Entra nelle interviste, il problema principale, o comunque le qualificazioni. Ad esempio Gerard, per lui era importante fare punti, perché lo scorso anno, quando aveva fatto semifinale, 2-5-2-5-2-L, aveva addirittura perso 7-6-7-6, quindi piratissima con Paolo Lorenzi, che poi avrebbe vinto. Lui adesso ha perso tutti i punti e quindi cercare che poi c'è di rilanciare con la Svizzera e a recuperare quei punti. E anche Carvalho Baena da domani sarà 130, allora oggi è numero 158, ma da domani quindi sale ancora un po' occuperà la posizione numero 130. Lo spagnolo è stato veramente davvero solidissimo, da fondo campo travolgente, e diciamo che anche quando appunto sono stati tentativi dell'Austriaco di sfondare, di provare a variare, ad aggredire, Roberto Carvalho, insomma, non gli ha lasciato, direi, diritto di replica. Un ultimo inciso su un italiano che almeno in semifinale, l'unico italiano che è arrivato in semifinale, ce ne sono tanti in via, come sempre in questi challenge, e Viola. Matteo Viola bene, anche perché in classifica era molto più indietro, ripartiva con la 50ª posizione, ha fatto un bellissimo torneo, ha impegnato ieri Messer la partita comunque tirata. E quindi bene, lui era soddisfatto. Speriamo che sia una spinta per questo giocatore. Ha fatto un salto di quasi 5 di posizione, ad esempio, con questa ci vuole poi un attimo risalire la china. Il tennis è così, basta fare dei punti in torneo, riguadagni fiducia, riguadagni stimoli. Io vi ringrazio, ragazzi. Grazie a te. Spero di vedervi incontrarvi presto. Il circuito non si ferma mai. Speriamo anche noi. E un saluto a tutti gli amici dell'Almanacco. Arrivederci. Arrivederci. A presto.